Buongiorno amici, siamo a Tresigallo, siamo, non posso farvi sentire il profumo del pane che si sta facendo, però vi garantisco che siamo nella bottega I Fornarin e siamo in compagnia di due deliziose signore. Abbiamo l'attuale titolare. Sì, sono Laura, ciao a tutti. Insieme al mio compagno Flavio e alla nostra commessa Claudia gestiamo questo forno dal 2007. Facciamo panettoni, cerchiamo di fare del buon pane e facciamo tutto artigianalmente noi tre. Bene, però questa è un'attività che è in piedi da tantissimo tempo e abbiamo qui la precedente titolare che magari ci dà due o tre informazioni, due o tre notizie su questo posto, vero? La signora si chiama? Edda, e siamo stati qua 30 anni, dal 1955 al 1985. Esisteva già questa bottega? Sì, esisteva già da tanti anni, insomma, proprio è sempre stato qua il forno, ecco, diciamo così. Dopo l'hanno rimodernato, fatto tante cose, però è sempre stato qua. Bene, allora ci potreste descrivere un po' com'è la qualità della vita qui a Tresigallo? Partiamo da... Sì, direi che è ottima, è un bel paese, in fase di ristrutturazione perché stanno facendo tantissimi lavori, però si sta bene, è un bellissimo paese. Per cui consiglierebbe a imprenditori, a negozianti, commercianti di magari di venire qui ed aprire un'attività anche loro? Sì, certamente. Ci sono bisogno magari di un bel negozio di scarpe, di... È una cosa questo del negozio di scarpe che abbiamo sentito. Le donne amano le scarpe, quindi bisogna andare a cercare altrove. Se fossero qua sarebbe migliore. Ovviamente orgogliosa di questa bellissima cittadina, lei l'ha vista un po'? Sono nata qua, 85 anni fa. Ah, però, ben portati, per cui ha visto anche questa cittadina nei tempi? I tempi proprio, diciamo così, nel 60 così, era bellissima, era molto piena di vita, tanti negozi, tante cose, poi dopo piano piano è andata... calando e si è chiuso tante cose, adesso c'è poco e niente, però sarebbe bello che fosse più... Ecco, allora facciamo conto che voi aveste di fronte il sindaco, l'attuale amministrazione di Tresigallo, avreste qualche consiglio, qualche suggerimento da dare per migliorare ulteriormente la qualità della vita nella cittadina? Ma sì, sicuramente, per far aprire altre attività, dare qualche incentivo, aiutare proprio anche i ragazzi che avrebbero bisogno di una spinta per avere il coraggio di aprire, di questi tempi, insomma. Moralmente e finanziariamente anche. E soprattutto finanziariamente, però già Tresigallo è una bellezza in sé, per cui... Ecco, se volessimo concludere così, diciamo, dando un messaggio forte a chi ci sta guardando, a chi ci sta ascoltando, riassumendo in uno slogan, cosa potremmo dire per far venire questa gente a Tresigallo? Venite a Tresigallo, città museo a cielo aperto. Bene, grazie, belle signore. Magari dopo assaggiamo anche qualche cosa.